Allora, ragazzi, tutorial per Skimbo, piccolo tutorial di introduzione al linguaggio di programmazione C. Allora, utilizzeremo come software per programmare Xcode, cioè io utilizzerò, sono su Mac, potete scaricare Xcode dal sito developer.apple.com, però è anche disponibile nel CD di installazione di macOS. Allora, andiamo un po', perché a Windows può usare questo programma qua, DevC++, scritto così. Ma poi ce ne sono vari, però questo secondo me è il migliore, gratuito. Allora, andiamo ad aprire Xcode, creiamo un nuovo progetto, Command Line Utility Standard Tool. Chiamiamolo per esempio tutorial c skimbo.it. Ok, adesso andiamo a modificare questo file qua, main.c. Per prima cosa dobbiamo inserire la libreria include. Allora, input, output, ecco qua, e chiudiamo. Questa è una funzione, la funzione più importante e non può essere mai omessa. Anche quest'altra funzione, main, anche se è importantissima. Queste due devono essere sempre presenti. Poi, adesso possiamo inserire le parentesi. Parentesi graffe. Ok. Allora, dove inseriremo le istruzioni? Adesso inseriremo un'istruzione che fa scrivere il programma. Quindi printf, aperte tonde, virgolette. E scriviamo per esempio tutorial c skimbo.it. Ok, chiuse virgolette, chiudiamo le parentesi e terminiamo il tutto con punto e virgola, che fa proprio finire l'istruzione. Poi dobbiamo inserire un altro comando, return 0. Questo fa finire proprio il programma. Ok. Tutto questo deve essere, le istruzioni devono essere inserite nelle virgolette. Ok, adesso andiamo a vedere un po', andiamo su run, console, build and go, salviamo tutto. Ecco, ci compare qua tutorial c skimbo.it, il messaggio che noi abbiamo inserito qui nel printf. Ah, cazzo, ho fatto, vabbè. Ora ci sono delle piccole regole che dovete sapere. Allora, il C possiamo inserire anche dei commenti. I commenti possono aiutarci, diciamo, sono proprio dei commenti per farci capire. Per esempio, qua mettiamo vicino a 0, vicino al return, finire. Si usa per finire il programma, per esempio. E questa parte qua dovrebbe venire proprio ignorata dal compilatore. Lo vedete, è tutto uguale, però se noi andiamo a leggere il programma, ci è più semplice, capiamo subito che questo serve per finire il programma. Quindi, accanto a qua possiamo inserire doppio slash e poi inseriamo il commento. Si usa per qualcosa al programma, per esempio. Quindi dovete ricordarvi questo: printf, aperta quadra, virgolette, tutorial c skimbo.it, chiuse virgolette, chiusa quadra e poi il punto e virgola che serve per finire l'istruzione. Come ho detto, queste sono le due cose più importanti. Allora, poi ci sono un'altra piccola regoletta che è questa, cioè il C. Il C è sequenziale, cioè quello che sta scritto prima là lo visualizza. Quindi se adesso mettiamo un altro messaggio, per esempio skimbo.it, il programma visualizzerà prima quello. Però, guarda, build and go, ecco, aspettate, puliamo tutto, ecco. Ci sarà questo problema, sono scritti tutti sulla stessa linea, skimbo.it, tutorial c skimbo.it. Come fare per far andare da capo?
mettiamo il, non lo slash normale, il backslash, quello vicino al, all'1, backslash n. Andiamo, run, console, puliamo tutto qua, build and go. Yes. Allora. Deve essere il backslash new line. Proviamo qua. New line. Console. Build and go. Save all. Ecco qua, sì, non avevo fatto build and go. Solo quello era il problema. Allora, con il new line ci fa andare ad altro rigo. Quindi, avevo solo errato. Build and go, ecco, skimbo.it, tutorial c, skimbo.it. E ci fa una nuova linea, quindi, meglio così. Poi, come facciamo, visto che le virgolette chiudono il programma, come facciamo noi a inserirle nel testo? Quindi, se noi vogliamo, per esempio... Qua non scriviamo skimbo.it, scriviamo account, per esempio. Account YouTube skimbo. Adesso questa parola qua, skimbo, la voglio mettere tra le virgolette. Come facciamo? Mettiamo il backslash, sempre quello vicino all'1. Virgolette. E qua. Virgolette, aspetta, backslash, virgolette, quindi backslash, virgolette, vediamo un po', sì, così, clear, save all, ecco, vedete la parola skimbo, è tra le virgolette, quindi skimbo, lo vedete, se noi vogliamo mettere una parola tra le virgolette, mettiamo backslash, virgolette, backslash, virgolette. Poi qua. Poi questi commenti già vi ho spiegato e diciamo possiamo dire che questa prima lezione termina qui. Continuate a seguire skimbo.it su Twitter, su Facebook e su YouTube.